Nei locali del circolo ricreativo di Ponte alle Tavole di Pistoia Ovest si è celebrata la festa degli auguri della Pistoiese, culminata nella consegna della Sterna Arancione da parte del centro di coordinamento che assieme alla società ha organizzato l'evento. Oltre 300 sono stati gli intervenuti, era presente il settore giovanile della Pistoiese e naturalmente lo staff tecnico e la prima squadra. Nell'occasione è stato presentato anche il neo acquisto Arnaud Lasme, ivoriano classe 1993, esterno di centrocampo con esperienze nel campionato di Serie D con Sant'Angelo Lodigiano e Gozzano. Sono intervenute le autorità locali con in testa a tutti Federica Fratoni, presidente della provincia. Ha presentato la nostra Giada Benesperi, ha fatto gli onori di casa al presidente Orazio Ferrari. Sono molto soddisfatto di come anche la tifoseria ci sta seguendo. La riapertura della curva nord è scaturita proprio da un'esigenza che è nata da parte dei tifosi. Io mi sono attivato perché devo dire effettivamente ce l'ho messa veramente tutto, ho fatto il diavolo a quattro per trovare accordi con l'amministrazione, con tutti gli organi competenti, i vigili del fuoco. È evidente che tutto questo è fatto guardando un po' il futuro, sperando, pur stando con i piedi per terra, di poter arrivare a questo ambito risultato di vincere il campionato e proiettarci nei professionisti. Vannino Vannucci è stato il graditissimo ospite d'onore. Fa un grande piacere vedere tanta gente, vedere questa euforia che si è riformata intorno alla squadra, che spero anche che si trasmetta veramente a tante altre persone e che la domenica potremo vedere un po' più di gente allo stadio. L'entusiasmo è cresciuto molto, la squadra è eccezionale, veramente gioca un gioco spumeggiante, entusiasmante. Come dicevi te, abbiamo praticamente vinto il girone d'andata, dobbiamo ancora vincere il campionato, non è facile, però credo che con l'aiuto di tutto lo staff e soprattutto e anche dei tifosi, credo che sia l'anno giusto, facciamo i dovuti scongiuri, ma vedo che anche molte persone, come dicevo, anche imprenditori si stanno avvicinando alla società e credo che sia un segnale che da tanti anni non si vedeva a Pistoia. La serata si è conclusa con la consegna della Sterna Arancione a Gambadori e compagni, effettuata dal presidente del centro, Massimiliano Giannoni.